Buongiorno a tutti. Oggi lavoriamo su un programma che normalmente viene fatto esclusivamente a coppie e che difficilmente andiamo a lavorare in modo individuale. Sfruttiamo questo periodo dove non ci possiamo incontrare e non possiamo lavorare a contatto per poter allenare e lavorare anche un tipo di programma che normalmente facciamo solo in applicazione. Allora, il programma sono i fandon di pugno o fandon di calcio, qualsiasi tipo di fandon sia, se ci pensiamo bene, possiamo tranquillamente allenarli anche da soli. Ovvio, non avranno la stessa efficacia di quello che è il lavoro a coppie, ma sotto l'aspetto tecnico è importantissimo ricordarli e tenere allenata la mente e il corpo per poi poterli applicare. Una buona conoscenza della tecnica, saper gestire i movimenti, l'equilibrio, gli spostamenti aiuterà tantissimo una volta che poi andremo ad applicare la tecnica. Il fandon normalmente viene lavorato solo esclusivamente con il compagno, ok? Ovviamente è più facile, ho un riferimento, ho un attacco, ricevo un attacco di fronte, quindi so esattamente come muovermi e come gestire questa cosa. Ma se ci mettiamo d'impegno, immaginiamo il nostro avversario di fronte, possiamo tranquillamente allenare i fandon anche in modo individuale. Nel video che vi vado a presentare c'è proprio questo, il lavoro di come mettersi a lavorare un fandon pensando di avere davanti un avversario. Mi metto in guardia, mi concentro e immagino l'attacco da che parte deve arrivare. Devo eseguire il fandon tecnicamente, molto pulito tecnicamente, lentamente, andrò a fare bene gli spostamenti, parate, controattacchi ed eseguo il fandon. Allo stesso tempo posso eseguirlo in una situazione come se fosse quella realistica di quando lo applico, ovvero mi metto in una guardia un pochino più semplice, mani in guardia, resto sempre in movimento, immagino sempre l'attacco, spostamento, schivata, parata e controattacco. Questo, a parte essere un bel allenamento fisico, perché se vi fate dei turni di lavoro con questo tipo di allenamento, vedrete che farete un bel allenamento. E inoltre rimarrete molto molto allenati proprio sulla tecnica, ve la ricorderete tantissimo. Questo vi insegna e vi imparerete a ricordare la tecnica senza per forza avere davanti qualcuno. Ed è davvero davvero molto importante. I fandon, vi darà molta soddisfazione lavorare il fandon anche in questo modo. Oltretutto, imparando il fandon bene in questo modo, vi darà l'opportunità poi di ricordarlo correttamente quando poi dovete andarlo ad applicare all'interno del Quien, no? Seguendo il programma di Wovinam, appunto, il fandon poi verrà riportato all'interno del Quien e lì è ovviamente eseguito in modo individuale. Provate a fare questo allenamento, seguite il video che vi ho fatto e prendete spunto da queste cose per trovare anche un vostro metodo di allenamento individuale per questo tipo di lavoro. Mi raccomando, buon allenamento e ci vediamo con altri video.